Ragazzi, oggi come promesso vi faccio vedere cosa ho messo nella mia valigia, ma soprattutto come l'ho organizzata quest'anno, cioè questa volta, in questo viaggio. Devo dire che ho raggiunto secondo me quasi la perfezione dell'organizzazione, soprattutto grazie a questi aggeggini che ho comprato su Amazon, che mi permettono di avere davvero la valigia super organizzata e divisa per categorie. Quindi sono davvero contenta di farvi questo video, magari darvi qualche trucchetto, qualche idea e farvi vedere cosa ho messo in valigia, così magari riuscirete anche a indovinare dove andrò. Se l'idea del video vi piace, mi raccomando, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se siete nuovi e non l'avete ancora fatto. Inizierei da questa parte. Come vedete, la valigia non è totalmente finita perché devo mettere ancora dentro le scarpe che ho preparato qui. Le ho lavate stamattina, quindi alcune, queste no, queste sono asciutte, mentre queste sono ancora leggermente umide, probabilmente le metterò in valigia domani mattina prima di partire. Mentre qua dietro ci sono borse e zainetti che vorrei portare. Ma io vorrei proprio iniziare da questi fantastici contenitori che mi hanno permesso di dividere i vari vestiti in categorie. Questo sacchettone rosa che vedete è il sacchetto in cui ho messo tutte le mie magliette. Sono davvero comodissimi, vedete? Si aprono così e poi sono anche semi-trasparenti, quindi riuscite a vedere cosa c'è dentro. Starò via parecchio, però questa volta ho fatto uno sforzo e proprio ho deciso di non portarmi roba in sovrabbondanza. Non volevo partire super pesante perché, come saprete, partirò da sola, totalmente sola, e quindi più che mai voglio essere organizzata. Tutte queste magliette sono arrotolate perché così riesco a risparmiare un sacco di spazio. Ormai è una pratica molto diffusa quella di arrotolare i vestiti per guadagnare spazio. Io lo faccio davvero da diversi anni e sono praticamente tutte magliette sportive. Ci sono queste totalmente bianche perché andrò in un posto freddo e quindi il capo più importante sarà il maglione sopra, cioè quando fa freddo la maglietta che c'è sotto al maglione non è che sia molto importante, quindi sono quasi tutte magliette a tinta unita tranne alcune. Questa di Mickey Mouse, super super carina, oppure questa camicetta un po' più frou-frou perché giustamente l'abbigliamento che ho portato è quasi tutto sportivo, ma ci vuole ogni tanto anche un'opzione un po' più elegante, non si sa mai. Qua sotto poi ho un secondo strato di magliette e in realtà questi divisori sono super comodi sia per tenere le cose separate e quindi sapere esattamente dove andare a cercare qualcosa, ma soprattutto per rimanere più ordinati, perché sapendo che se mi serve una maglietta devo aprire questo coso, non devo scavare e tirare tutto per aria. L'altro contenitore azzurro invece contiene tutti i miei pantaloni. Ne volevo portare pochi, in realtà non so se sono tanti o pochi, forse ne porterei uno in meno, quasi quasi, mi sembrano un po' troppi, perché ho portato un jeans elasticizzato a vita alta, molto sportivo, un jeans un po' più elegante, quello di Fracomina che ha tutti gli Swarovski, è molto molto bello, due jeans neri, uno a vita alta e uno a vita bassa, forse mi porto solo quello a vita alta, la tuta dell'Adidas rosa cipria e poi un pantalone rosa un po' elegante e questi leggings. Mi sa che tolgo questo pantalone a vita bassa, che devo portare poche cose, è inutile portare 10.000 opzioni. E poi la mia cintura nel caso di pantaloni che mi stanno un po' larghi. Sotto il contenitore rosa in realtà ho messo due giacche. Come vi ho detto, viaggerò sportiva, ma voglio avere anche delle opzioni un po' più eleganti, quindi porterò questa giacca color cammello che mi piace tantissimo. Poi in realtà nei due posti in cui andrò ci sono due temperature diverse, quindi sono un po' preoccupata anche per questo. Mi serviva un abbigliamento un po' versatile, diciamo, e quindi spero di riuscire a utilizzarle. Comunque, una è la giacca rosa da usare in abbinato col pantalone che vi ho fatto vedere prima, l'altra è semplicemente una giacca color cammello molto bella, molto chic. Come vedete ci sono tutti dei buchi perché ho intenzione di infilare le scarpe, che però metterò prima nei sacchetti di plastica. Di solito uso quelli della spesa, dei sacchetti di plastica qualunque, se sono trasparenti meglio, così riesco a vedere esattamente cosa sto mettendo. E poi in realtà un trucchetto per guadagnare un po' di spazio è mettere dentro le scarpe, che ne so, dei calzini. Questa cosa è molto intelligente. Da quest'altra parte c'è un po' più un puzzle, questo non so perché qua in realtà dovrò metterlo nel bagaglio a mano. Vi racconto un po' cosa porterò, non so se si è capito,
ma i contenitori erano in set divisi per colori, quello rosa e quello azzurro, con tutti questi sacchettini. E ogni set costava 10 euro, perciò secondo me è anche un buon prezzo. Questo un po' più grande contiene le mie mutande, i miei slip e i miei reggiseni. Ho portato solo due reggiseni, uno bianco e uno nero, anche in questo caso per non avere roba in sovrabbondanza. In quest'altra bustina rosa invece ci sono dentro tutti i miei cappellini. Ho portato diversi cappellini proprio perché farà freddo e una sciarpa marrone da abbinare un po' a tutto. Una sciarpa molto bella perché rimane molto leggera e di cappellini ne ho portati forse anche troppo. Uno rosa, uno fluo, uno col pompon e poi uno molto carino rosa tipo a forma di basco. Sono un po' ingombranti come vedete, ma pesano pochissimo e a me la cosa che interessava era proprio quella di stare sotto i 23 kg. Non l'ho ancora pesata, devo essere onesta, però vedendo cosa ho portato sicuramente saranno meno di 23 kg. Speriamo, Madonna, me la sono gufata tantissimo. In quest'altra bustina invece ho messo due pigiami. Uno pantalone corto, molto leggero, è il mio pigiama in seta rosa, bellissimo, mi piace un sacco. Mentre l'altro è in cotone, me l'ha regalato l'anno scorso mia mamma per Natale ed è molto comodo, pantalone lungo ma abbastanza leggero. Qui come vedete poi c'è tutta una serie di beauty, perché sono una ragazza, mi porto sempre un sacco di cose, ma stavolta devo dire che sono stata bravissima, cioè veramente mi devo fare i complimenti da sola perché qua dentro ci sono tutti i trucchi che mi porterò e non è mai successo per un viaggio così lungo. Di solito portavo due beauty solo di trucchi. Vi faccio vedere alcune delle cose che porterò. Ho voluto portare questo illuminante che di Fenty Beauty, che mi è arrivato l'altro giorno perché è fighissimo, è super sberluccicoso, non so se riuscite a vederlo. E questa è forse l'unica cosa un po' osé che porterò, il resto sono tutte cose super pensate e mirate. Come palette porterò questa qua, la First Love di Clio Makeup. Sono bellissime, piccoline, leggere, super comode e mi darà la possibilità di truccarmi un po' sul rosa. Mentre per i trucchi sul marrone ho portato questa mini palette di Natasha Denona. È bellissimo avere palette piccoline, ragazzi, vi giuro che se dovessi fare un prodotto, cioè un mio prodotto, adesso farei delle mini palette di ombretti. Ho la fissa di questa cosa, cioè secondo me devono esistere più mini palette nel mondo. Come cipria porterò la close up di Nabla perché è super compatta, piccolina e poi il prodotto di per sé è meraviglioso, setoso, non secca, la amo tantissimo. Come illuminante la mini size di Ofra Rodeo Drive perché è uno dei miei illuminanti preferiti. Ero indecisa in realtà se portare quello di Becca che mi sta piacendo tantissimo. Ho fatto gli swatch di questo e di quell'altro e sono quasi uguali, quindi dato che questo pesava di meno lo porterò. Un'altra cosa molto intelligente che farò è portare delle mini size invece dei prodotti grandi completi. Questa qua è la Hoola di Benefit nella versione piccola piccola, che tra l'altro è molto leggera perché il packaging è in cartone. Come mini size avrò anche il roller line di Benefit, l'eyeliner, insieme al tattoo liner, sempre versione mini size. Li uso in combo perché del tattoo liner mi piace tantissimo il pennellino, che è il più comodo mai provato, insieme al serial liner di Nabla, mentre questo qua di Benefit è molto più nero, quindi li uso in combo e poi anche la mini size del mascara. Poi ovviamente ho tutti gli altri prodotti, fondotinta, matite, di tutto e di più, però come vedete pesa poco ed è contenuta. L'altra pochette relativamente dedicata al make-up è questa qua, anche se in realtà vedrete che c'è dentro un po' di tutto. Questa qua è la mia lacca che ho messo in un sacchetto di plastica per impedire che esplodesse. Con i viaggi intercontinentali non si sa mai che cosa succede alle valigie, quindi meglio stare attenti a impacchettare tutto. La mia lip mask di Laneige per le labbra, un deodorante di Nivea. Io di solito uso il Breeze, che però ha una confezione che esplode sempre in volo, probabilmente per la pressione, e quindi in viaggio uso questi roll-on molto comodi. L'unica cosa di make-up che non ci stava nella
pochette del make-up era la palette occhi di Norvina che porterò per i metallizzati. E poi ovviamente non potevo non portare delle ciglia finte e porterò queste qua di Mesauda che mi ispirano tantissimo. Oggi tra l'altro ho su delle ciglia finte di Mesauda e devo dire che sono molto comode, non mi danno fastidio. E poi queste qua di Doll Lush, che è il mio brand preferito forse di ciglia finte. Questa qua piccolina è la pochette dei pennelli. E anche in questo caso non ne ho portati tantissimi, giusto l'indispensabile per me, un pennello per categoria, tranne i pennelli occhi che ovviamente sono un po' di più perché mi servono diversi pennelli da sfumatura. Io spero che pesi meno di 23 kg questa valigia perché altrimenti non saprei cosa togliere. Nella mia pochette GVG, come vedete, ho messo invece tutti gli accessori per i capelli, le mie amatissime, amatissimissime mollettine che adesso vanno un sacco di moda, qualche campioncino di profumo per non portarmi la boccetta gigante che peserebbe un sacco, i nastri un po' carini, comunque tutti gli accessori per i capelli qua dentro. Tutto deve avere una collocazione, tutto deve essere diviso per categorie, questa è un po' la filosofia per avere una valigia ordinata secondo me. E qua dentro invece ho messo shampoo balsamo, è un po' grossa come pochette e queste confezioni sono grosse per il viaggio, ma dato che sono prodotti mezzi vuoti, dato che li sto usando da un sacco, riesco comunque a portarli perché non pesano tantissimo. E sono il balsamo e lo shampoo della Airburst. Sempre qua dentro ho messo poi un rasoio e un igienizzante mani. Inizia a vedersi anche la disposizione dei maglioni sotto. Qui ci sono le mie mascherine Invisalign, non posso andare da nessuna parte, sono le prossime che dovrò cambiare. Il sacchettino indispensabile con dentro le medicine, c'è di tutto e di più, la melatonina per il jet lag, cerotti, garze, occhi, tachipirina, cerottini per le vesciche, antibiotico, non si sa mai ragazzi, meglio portarsi dietro di tutto e di più. Un cerchietto che in realtà sono un po' indecisa se portare. Non lo so, mi piace molto, ma sì, dai, lo porto, tanto non è molto ingombrante, devo trovargli una collocazione. In questa pochettina invece, non mi ricordo, ah ok, ci sono le vitamine per capelli che prendo la sera, un paio di accessori di orologi di Daniel Wellington, questo qua è il bianco, uno dei miei preferiti, quello piccolo piccolo, e poi l'ultimo uscito, l'Iconic Link, che mi piace un sacco, li ho messi qui per non lasciarli vaganti all'interno della valigia. Ed infine, come vedete, la mia disposizione di maglioni, non ne ho portati tantissimi, sono stata bravissima, veramente mi faccio i complimenti da sola e ne ho portati diversi per diverse temperature, un po' in ordine di temperatura come vedete, dai più freddi ai più caldi, sia sui colori rosa rosso che sono i miei preferiti come sapete, che più neutri, beige, nero, grigio, molto basici. Dentro questo sacchettino infine ci sono tutti i miei calzini, le lenti a contatto. Come vi dicevo, le borse che porterò saranno questo mini zainetto, ero indecisa se portare questi due e ho deciso di portarli entrambi, non so se è esagerata la cosa, forse sì. Questo piccolino lo trovo molto cute, piccolo, carino, ma soprattutto comodo perché ha il taschino davanti e essendo più piccolo non rischio di portare tante cose, magari se devo fare dei giri, mentre quello più grande mi sarà utile magari. Ecco, mi sa che dovrò portare quello più grande, quello piccolo no. Ho appena avuto questa pensata. Perché io in teoria dovrei portarmi dietro il cavalletto tutte le volte per farmi le foto in giro da sola. Però sto cavalletto non ci sta qua dentro. Allora, vediamo se ci sta qua dentro il cavalletto. Chiudendo lo zainetto, il cavalletto rimarrebbe fuori così, però direi che ci sta come cosa. Vabbè, io comunque li porto entrambi. Ero indecisa se portare anche la Louis Vuitton, proprio perché è grossa. È che è lunghissimo sto maledetto cavalletto, potevano farlo un po' più corto. Cavalletto a parte, come pensavo, porterò entrambi gli zainetti, a meno che non avrò problemi di peso e dovrò tirarne fuori uno. Come borse, la mia Gucci nera, che è praticamente sempre insieme a me, la mia borsa preferita, e una borsa un po' più spartana, che è questa qua di Michael Kors rosa, che invece metto tutte le volte in cui non voglio essere troppo appariscente. Di solito in viaggio è meglio
meglio non usare le borse costose, secondo me. Soprattutto viaggiando da sola è meglio evitare. Questa ci tengo a portarla perché ho intenzione di andare in un paio di posti in cui sarebbe meglio essere un po' più eleganti. Però nei viaggi normali vi dico già che cerco di non portarle e di invece mettere qualcosa che non attiri troppo l'attenzione. Comunque questa di Michael Kors è super comoda perché ha dentro tutti questi taschini, quindi la porterò sicuramente. Infine passiamo alle scarpe. Queste bianche prese su Boohoo pagate, cioè non le ho pagate io perché me le hanno mandate, ma costavano 15 euro e sono le mie scarpe preferite del periodo, per farvi capire, le amo tantissimo. Queste altre di Puma, se non sbaglio, sì, Puma, che avevo comprato per andare a Berlino qualche mese fa e mi piacciono tantissimo, tutte pastello dietro, le adoro. Ed infine le scarpe più comode che io abbia, le Nike Free. Di solito porto quelle nere, ma dato che sono super rovinate, ho deciso di buttarmi un po' e portare queste fluo che mi ero dimenticata di avere, erano in una scatola dimenticata. E ce l'ho dello stesso tipo, con lo stesso disegno, anche color turchese, bellissime. Però per cambiare un po' porterò proprio queste fluo arancio. Quindi questa è tutta la mia valigia, come vedete. Manca il bagaglio a mano semplicemente perché non l'ho ancora composto. Nel bagaglio a mano metterò solo la tecnologia, vi faccio vedere adesso tutto quello che metterò dentro. Questo qua invece è tutto il settore tecnologico che non ho ancora impacchettato perché diverse cose mi servono ancora. Comunque, qua abbiamo il DJI Osmo che, come vi dicevo, è quella mini fotocamera super compatta che ho appena comprato per portarlo in viaggio, fare le immagini stabilizzate perché, come vedete, ha uno stabilizzatore meccanico. Non vedo l'ora di provarlo, usarlo ancora di più. E poi qua di fianco tutti i suoi accessori. Il microfono, i caricabatterie vari, qua dietro c'è un microfono lavalier di riserva, le sue lentine. Sono cose un po' da nerd, me ne rendo conto, quindi non mi soffermo più di tanto. Qua dietro invece c'è il microfono che porto in giro da usare insieme alla GH5 quando vloggo, la Sony RX100, la macchinetta che usavo da sola per fare i vlog fino a qualche mese fa, il Manfrotto che invece è il cavalletto che uso in varie occasioni, è super super comodo. Qua davanti c'è anche la mia SSD, indispensabile per salvare tutto quello che registro, vari caricabatterie, le batterie di riserva della GH5, ne servono sempre tante. E poi da questa parte qualche cavalletto. Questo qui è il supporto che metterò sul cavalletto vero e proprio per l'iPhone, vedete, si stringe, è super super comodo. Questo invece è un cavalletto a ventosa a cui appendo fotocamere, videocamere, iPhone, dipende cosa sto usando, per fare, che ne so, le riprese dallo specchio. Questo qua è il mio power bank, avrei voluto averne uno un po' più potente. Mi sono dimenticata di chiedere a Marco di portarmi il suo. Boh, non lo so, vabbè, me lo farò bastare, al massimo ne comprerò uno in viaggio. E poi infine qua dietro c'è l'obiettivo che userò per vloggare, che è l'8-18 mm di Leica. Di tutto quello che riesco a trovare, comunque vi lascio i link nell'info box. Io compro praticamente tutto su Amazon, quindi vi lascerò i link. Quindi ragazzi, direi che è tutto. Spero tanto che questo video vi sia stato utile anche per capire come organizzare al meglio la vostra valigia se dovrete partire nei prossimi mesi, non lo so. Vi consiglio tantissimo questi organizzatori. Come vi ho detto, li ho pagati pochissimo e si sono rivelati super comodi. Poi, mentre sarò in viaggio, vi terrò aggiornati per farvi sapere come mi trovo con questa organizzazione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su e vi sfido nei commenti. Scrivetemi secondo voi in quali stati andrò vedendo la mia valigia. Voglio proprio sapere cosa avete in testa e quanti di voi indovineranno appena arriverò lì. Vi aggiornerò su Instagram, quindi se volete sapere in anteprima, prima che escano video su YouTube, dove andrò effettivamente, mi raccomando, seguitemi su Instagram, mi trovate come Gaia Visco Gilardi. Io vi mando un bacione grandissimo, ricordatevi di iscrivervi anche al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!